Su GIMP, come in altri programmi analoghi, esiste un sistema di livelli attraverso cui è possibile disporre parti dell'immagine su strati differenti, definiti layer. In questo modo si agevola la composizione dell'immagine. I layer sono gestiti dalla finestra di dialogo dedicata. Se non fosse presente, è possibile attivare la finestra richiamandola dal menu Dockable Dialogs all'interno del menu Windows. Quando si crea una nuova immagine o si apre un'immagine esistente, questa è già fornita di almeno un layer. Per creare un nuovo layer è invece possibile cliccare sull'icona in basso a sinistra della finestra di dialogo dedicata. Il programma chiederà come denominare il layer, qual è la dimensione da dare al layer e qual è il colore di riempimento. I layer vengono letti dall'alto verso il basso, in modo tale che ogni layer nasconda, copra i layer sottostanti, a meno che non venga utilizzata una differente modalità di combinazione rispetto a quella di default. Dalla finestra di dialogo è possibile gestire i layer attraverso diversi comandi. Per esempio, è possibile spegnerne, disattivare la visibilità del singolo layer cliccando sull'icona dell'occhio a fianco dell'icona del layer. È anche possibile modificare l'ordine dei layer, spostando, trascinando quindi i singoli layer in nuove posizioni, oppure utilizzando le frecce in basso nella finestra. Da questa finestra è anche possibile raggruppare i layer utilizzando l'icona a forma di cartella presente sempre nella parte bassa della stessa finestra. Una volta creato il nuovo gruppo di layer, sarà possibile riempirlo trascinando su di esso i vari layer. In questo modo sarà possibile agire più velocemente su gruppi di layer oppure strutturare in maniera più complessa il proprio sistema di livelli. Ulteriori strumenti sono disponibili dal menu contestuale, che è possibile attivare cliccando sul tasto destro del mouse sopra uno dei layer presenti. Da qui sarà possibile effettuare le stesse operazioni che abbiamo visto, oltre a nuove operazioni come ad esempio la fusione dei layer visibili. Su GIMP ogni layer è considerata un'entità autonoma. Ad esempio è possibile spostare i singoli layer utilizzando lo strumento Muovi. Lo strumento consente di effettuare la traslazione secondo due modalità, o cliccando e trascinando il layer da una posizione ad un'altra, oppure attivando l'opzione Move the Active Layer e, selezionando il layer su cui si vuole agire, trascinare, indifferentemente dal punto da cui si parte,
il layer appunto attivato. Il layer attivo è segnalato con una campitura azzurra in corrispondenza dell'icona. Ma è anche segnalato da un riquadro il cui contorno tratteggiato giallo e nero identifica la dimensione del layer. Tutti i comandi di trasformazione, come appunto il comando muovi, ruota, scala, eccetera, agiscono sull'intero layer. E anche nel caso in cui si volesse effettuare un'operazione di trasformazione su una parte del layer, verrà creato un nuovo layer temporaneo. Definito layer fluttuante. Una volta terminata l'elaborazione sul layer fluttuante, sarà possibile ancorare il risultato al layer di origine, oppure creare un nuovo layer. Come è possibile vedere, la dimensione di ogni singolo layer non è per forza coincidente con il riquadro dell'immagine, la parte visibile dell'immagine. Questo perché ogni layer ha una propria dimensione, che è modificabile attraverso diversi strumenti. Ad esempio, dal menu Layer è possibile cambiare questa dimensione utilizzando il comando Layer Boundary Size. Da qui sarà possibile dare una nuova dimensione al layer e definire la posizione del layer rispetto al nuovo contorno. Dallo stesso menu Layer è possibile anche ridimensionare il layer alla dimensione dell'immagine e quindi del riquadro visibile. Oppure ridimensionare il layer ai soli contenuti visibili. Come avviene per il layer, anche il riquadro dell'immagine può essere modificato. In particolare, dovremo agire sulla canvas, raggiungibile dal menu Image. Il comando Canvas Size consente, analogamente a quanto visto poco fa, di modificare la dimensione del riquadro
per definire una nuova dimensione della canvas. Dallo stesso menu è inoltre possibile ridimensionare la canvas e adattarla ai contenuti dei layer, affinché questi siano interamente visibili. Questa stessa operazione di ridimensionamento della canvas è anche effettuabile graficamente utilizzando il comando crop, taglia. In questo caso però, oltre alla canvas, avremo ritagliato anche le parti non comprese nel riquadro disegnato dei layer esistenti. È utile sapere che il comando crop consente anche di effettuare un ritaglio di dimensione maggiore rispetto alla canvas esistente, attivando l'opzione Allow Growing. Sarà inoltre possibile limitare l'azione di ritaglio al layer corrente.